Allora, ragazzi, mi è arrivata questa PlayStation 1 in cui c'è scritto bloccato al logo e alla modifica per i giochi, come al solito. Allora, io ho collegato il monitor e la PlayStation. Adesso proviamo a passiamo qui in modo che si vede sia una sia l'altra. Ok, e allora il monitor si vede nell'alto. Proviamo ad accendere. Eccolo qua, schermata nera. Un secondo, carica. Esce il logo Sony e si chioda qui. È sotto sopra, però adesso l'aggiustiamo un attimino. Ok, ho sistemato un attimo ho girato il monitor. Allora, ho tolto le viti, ho ricollegato la corrente, ho ricollegato il monitor e andiamo allo smontaggio. Andiamo anche ad aprire, a spacottare tutto. Ho già tolto le altre viti che mantiene questo, anzi stacchiamo la corrente, vedrete che tengo, mettiamola di qua. Stacchiamo l'alimentatore, stacchiamo il connettore del joystick, ecco qui, e tiriamo via perché ho tolto già le viti. Eccole qua. Allora, riproviamo un attimino senza il CD ROM di nuovo, rivediamo un attimo che succede. Schermata nera, 2 secondi e si blocca sulla schermata lì. Andiamo sugli ingressi del BIOS. Frequenza, partono i sincronismi e poi si fermano. Per un attimo ci sono degli spike, ma poi si fermano. Vediamo i piedini che invece arrivano. Ok. Praticamente sono quelli che arrivano dal processorino di sotto. Sono partiti, ma si fermano lo stesso alla schermata. Partenza, schermo nero, schermata con Sony e si ferma lì. Abbiamo l'uscita, si vede per un attimo e poi vai in alto ed eccola qua. E vai in alto invece di scena. Adesso dovrebbe andare a zero, invece non mi va. Mi mancano gli impulsi di sincronismo di questo integrato qui. Praticamente dovrei avere degli impulsi di sincronismo adesso qui, ogni tanto qui un picco che scende, ma non ci sono. Ho rifatto le saldature del BIOS che state guardando nel riquadro in alto, sia del BIOS sia dell'integrato sotto, praticamente il reburning, e rifacendo queste saldature adesso andiamo a riprovarlo come va. Abbiamo visto che prima mancavano i picchi di sincronismo al BIOS e quindi va bene, e quindi abbiamo rifatto tutto. Adesso lo riproveremo. Praticamente non ho fatto niente che prendere e saldare e rifare le saldature da questa parte di questo integrato qui. Ho rifatto tutte le saldature e adesso andiamo a provare a accendere. Schermo nero, Sony Computer Entertainment, Sony Computer, ed eccola qua, ha ripreso a funzionare. Wow, memory card CD player. Sistemiamo un po' i fili qua,
con un po' di nastro, eccolo qua, e quindi l'abbiamo ripresa a tutti gli effetti. Adesso la rimontiamo, mettiamo anche questo, così rimontiamo tutto. Ok, farò una cosa che voi non dovete fare. Ok, ho rimesso il pezzo che mancava al CD-ROM. Nel frattempo mi è arrivato. Allora, ho messo le viti, il controllo per stringerle, se l'ho strette, ok. Anche questa è stretta, questo è messo, abbiamo messo tutto, poggiamo il coperchietto sopra, eccolo qui, prendiamo un CD-ROM, ce lo infiliamo dentro e la accendiamo, controlliamo che è successo. Nel frattempo le parte, ok, ho la telecamera fuori sincrono, però va bene, è lì, sta partendo, vediamo un po' com'è. Voilà, vertical, eccola qua, e allora è parte tranquilla. Io dicevo, questa mi è arrivata con questo bollino sopra, sul processore quello grande, e io che ho fatto, sono stato facilitato in questo caso, perché mi sono concentrato lì perché stava bloccata sulla schermata di avvio. Ho fatto il reballing in primo momento al BIOS, e il BIOS, diciamo, perché non avevo dei segnali misurati all'oscilloscopio. Ma poi mi sono riconcentrato più su un processore quello grande, e ho notato che secondo me forse aveva qualche piedino che non faceva contatto bene, e quindi ho fatto il reballing pure a quello, ed è qui, potrei giocare, non metto il joystick vicino, ma potrei giocarci, è molto fluida, molto tutto, sta tranquillamente gironzolando, e quindi questo è. Abbiamo risolto anche quest'altro problema, quindi PlayStation bella pulita, PlayStation abbiamo tolto il tutto, e adesso è solo da pulire perché è lercia come un accidente, e tutto si è risistemato, molto fluida, va veloce, nostra è rinata. Ok, allora a questo punto qua non resta che nient'altro che fare che salutarvi, vi raccomando di iscrivervi al canale e commentare se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto, se c'è qualche, anche se per darmi dei consigli, per darmi delle critiche, non è importante, così almeno posso migliorare nel prossimo futuro. Per questo video è qui, ci salutiamo, buona giornata e ci vediamo alla prossima.